All'Expo di Milano oggi è la giornata del protagonismo della provincia di Pesaro e Urbino, ma Fano, con l'allegria del suo carnevale, l'ha fatta da padrona. Ad aprire la sfilata il gruppo storico La Pandolfaccia con i tamburi e gli sbandieratori, poi le miss che reggevano una lettera ciascuna per comporre la parola della città. A seguire i 10 componenti della scuola di danza New Latin Academy che hanno ballato con parrucche tricolore, una mascherina e le magliette della manifestazione più dolce d'Italia. A chiudere invece i trampolieri e la storica musica arabita con gli strumenti più bizzarri e strampalati. Una vetrina importante, questa che ha permesso alla Città della Fortuna di mettersi in mostra nell'ambito delle iniziative parallele all'apertura del padiglione Marche, riflettori dell'esposizione mondiale, dunque puntati su Fano e le sue tipicità, accompagnate dalle eccellenze della provincia di Pesaro e Urbino grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio. È la miglior pubblicità che possa esistere, perché finalmente Fano, il carnevale di Fano, sarà conosciuto da tutto il mondo, cioè parla tutte le lingue del mondo. Abbiamo insieme creato questa meravigliosa atmosfera del carnevale. E da Milano, cari amici di Fano TV, buon carnevale a tutti. Passando per Piazza Italia, i gruppi hanno sfilato nel Decumano, una delle due arterie principali del quartiere, lunga circa 1,8 km. Il carnevale fanese ha contaminato Expo con oltre 100 artisti in una giornata in cui erano presenti oltre 100.000 visitatori italiani e stranieri.